avevamo 1 milione di voti alle politiche, sono quasi 1.600.000. È un incremento che nella storia delle elezioni si vede poche volte. Per noi è un inizio, diceva ieri sera Angelo, citando uno slogan molto bello e famoso del maggio francese, se ne pas qu'un début, non è che l'inizio, non è un traguardo, cresceremo ancora, perché abbiamo un'idea chiara e abbiamo il coraggio di chi dice ciò che pensa, di chi non ha paura di dire ciò che pensa, anche quando ciò che pensiamo non è propriamente nell'onda del consenso, e contemporaneamente perché siamo quelli e quelle più determinati nella costruzione di un'alternativa. E quindi, lo ha detto Angelo, lo ripeto e finisco, ci rivolgiamo da questo palco ad Elly Schlein, a Giuseppe Conte innanzitutto. Da domani questa responsabilità è collettiva, la costruzione di un'alternativa per questo paese. E noi diciamo che da domani, senza Alleanza Verdi Sinistra, non comincia nemmeno la discussione, perché siamo il perno della costruzione dell'alternativa. I nostri eletti e le nostre elette, che sono 6 al momento, si siederanno alcune nel gruppo dei Verdi, altri nel gruppo di The Left. E lo abbiamo sempre detto, per noi non è una debolezza, anzi è una grande occasione, perché pensiamo che in Europa, come abbiamo fatto in Italia, la convergenza tra queste culture politiche debba implementarsi, crescere, e lavoreremo per questo con un vantaggio, che i nostri eletti e le nostre elette hanno un programma col quale si sono candidati e candidate alle elezioni, e sulla base di quel programma si comporteranno, ne sono certo, al Parlamento europeo, a prescindere anche dalle valutazioni delle famiglie europee. Noi siamo contro la guerra, per esempio, lo saremo anche lì, in qualunque caso, e anche sulle altre questioni. Per noi è un'occasione.